Susi. Gracias, hanno cantato di Pomerie, Sostenibilità. Quella canzone è una delle 19 che fanno parte appunto di questa compilation. Adesso io canterò anch'io una canzone che fa parte di questa compilation, che parla della storia di un bambino che è fuggito dal suo paese, arriva nella sua terra promessa, così doveva essere, e appunto racconto il suo viaggio. Bella Ste, fammi andare. Che non si pubblica perché non legge quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante che non frutta l'interesse e crea solo spese. Ho iniziato la mia storia emigrando dalla Gola con il mio fratello, la ricerca della pace in Europa, la prima tappa alla stazione di Milano, poi la Croce Rossa per il pane quotidiano. La mia prima casa è stata in un convento e ho imparato l'alfabeto con il Vecchio Testamento. Poi esodo verso il paradiso dei mercanti, dentro un treno con i passaporti falsi, risento i passi del doganiere con i cani. Mio padre che sussurra di restare calmi, lo sai, è la tensione che ti sale quando sai che in un istante tutto si può fermare. Nel viaggio verso la speranza, massati in un gommone senza vivere, aggrappati alla speranza che non senti più perché ha sul fatto da TG ed incazzato dai reality. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante che non frutta l'interesse e crea solo spese. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante che non frutta l'interesse e crea solo spese. Qui tutti parlano della bella vita degli asilanti, senza esserlo mai stati, senza avere mai dormito in 4 in 10 metri quadrati. Per 2 anni infilati, sì, ci sono stato, no, non ho negato che mi hanno sfamato, ma come un carcerato, avevo un'ora d'aria, attorno sbirri con la mitraglia, i manganelli per chi sbaglia. Il periodo più brutto era l'inverno freddo, ricordo che passavo in sala a pranzo il mio tempo, a guardare cartoni animati per ore, finché non arrivavano i grandi, a infrangere gli istanti, dove ero come gli altri bambini, che vedevo giocare felici, nel parchetto durante la ricrea, i gnari dell'asilante, era sua epopea. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse, che crea solo spese. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse, che crea solo spese. Siamo fuggiti dall'Angola, che avevo solo 3 anni, e sono mo' che non vengono né parole brani, perché se qui sono straniero, sono pure lì, dopo ho visto per la prima volta il cielo, perché sono cresciuto in un altro continente, tra gente di una cultura differente. E se riguardo le foto dei miei nonni nella mia mente, non riaffiorano i ricordi, ma ciò che mi fa male nel profondo è che potrò rincontrarli solo all'altro mondo, dopo che mi avrà sepolto là nella mia terra, macchiata da sangue, versato per la guerra. Lì dove sta il mio contorno medicale, per riunirmi alla mia terra natale, perché se non sai da dove sei arrivato, non sai chi sei e dove stai andando. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse, che crea solo spese. È una storia che non vende, che non si pubblica perché non rende, quella dell'asilante nel tuo paese. È una storia come tante, che non frutta l'interesse, che crea solo spese. Triste psi. Tutto. Grazie a tutti ragazzi.